RTL 102.5 News. Le 19.36 minuti su RTL 102.5 News, la 7 Marte con Angela Gugliara e Mario Vai, lo vedete inquadrato al 737 di Sky, al 233 del digitale terrestre. È tornato a trovarci il videomaker Giacomo Sisca. Buonasera Giacomo, bentornato. Grazie Mario, ciao a tutti gli ascoltatori e chi ci guarda dalla televisione. Buonasera a te. Allora, parleremo in questa sera con te di un premio molto interessante chiamato Premio Play. Siamo arrivati alla seconda edizione. Allora partiamo, prima di spiegare un po' di cosa si tratta, perché si è sentito la necessità di creare questo premio. Sai Mario, sono andato, siccome da anni io racconto il dietro le quinte di chi crea video online, quindi gli youtubers, le web stars, sono sempre stato incuriosito da come arrivano poi a pubblicare, a creare contenuti online, e allora mi sono andato a informare su quanto effettivamente ognuno di noi in Italia passa del tempo davanti ai video digitali attraverso i social network, le smart TV, ormai veramente ovunque, e sono riuscito a trovare un dato. Vediamo se lo sai già tu Mario, lo chiediamo anche agli ascoltatori. Sono esattamente 94 minuti di media al giorno che ogni italiano trascorre davanti a un mamma video mia su web. Cavoli, è tantissimo. Poi insomma la tua intervista, il tuo intervento arriva veramente puntuale dopo una serata in cui abbiamo sofferto, no? Un po' la mancanza di guardare video, di poter insomma guardare tutti i contenuti digitali, e quindi questo è un dato che ci fa molto riflettere. E immagino sia aumentato, no? Nel tempo questo tempo che noi passiamo davanti ai contenuti. Decisamente sì, l'anno scorso erano circa 84 minuti, quest'anno, questa è una media italiana, è aumentato e sicuramente in prospettiva aumenterà sempre di più, questo è il trend. E quindi questa cosa mi ha lasciato a bocca aperta e mi ha fatto ragionare un po' su quanto sono fondamentali e importanti i video digitali oggi e di quanto in realtà ci sia una carenza di premiazioni, di riconoscimenti, di cultura intorno al video digitale. Perché certo, c'è veramente tanta qualità online che spesso però non si conosce e delle volte mi sento anche di dire non viene incentivata, non viene riconosciuta e tanti ragazzi non vengono supportati nella creazione di una nuova cultura digitale che sta avvenendo, è sotto i nostri occhi e lo sarà sempre di più. Certo. E da qui l'idea di creare un premio, il Premio Play. E allora tra pochissimo con te Giacomo approfondiamo e capiremo che cos'è diciamo questo premio e come partecipare, insomma cercheremo un po' di raccontare tutte le sfaccettature, però sono molto contento di parlarne qua con te, anche perché è bello, tu oltre a essere un videomaker sei anche un po' un innovatore, un creatore, un creativo, quindi insomma è sempre bello avere giovani che non si perdono e creano qualcosa di innovativo anche guardando al futuro. Piccolo break pubblicitario, torniamo tra pochissimo qui, la 7 Marte. Le 19.46 minuti su RTL 102.5 News, la 7 Marte con Angela Gugliara e Mario Vai, collegato con noi Radiovisione al 737 di Sky e 233 del digitale terrestre, c'è il nostro Giacomo Sisca, videomaker, creativo, innovatore sotto tutti i punti di vista. Con lui stiamo parlando della seconda edizione del Premio Play, fondato proprio per cercare di avvicinare le persone e cercare anche di rendere e celebrare il mondo del digitale, quindi dei video digitali. Allora entriamo più nello specifico e raccontiamo in come in qualche modo si costruisce questo Premio Play. Premio Play in realtà nasce dalle persone appassionate di video in primis e quindi è facilissimo perché basta andare su premioplay.it per candidare, per segnalare quindi un video particolarmente bello. Diciamo che sono tre i valori del Premio Play, perché questo premio è il primo premio che celebra i migliori video digitali secondo tre caratteristiche. Il primo è il valore culturale e quindi effettivamente aggiunge qualcosa, racconta una realtà, quindi contribuisce a creare anche il modo di vedere il mondo degli spettatori. Il secondo è tecnico, di linguaggio, quindi innovazione, e il digitale ovviamente presenta tante possibilità. E poi c'è il discorso di creatività, ed essendo il video comunque un'espressione anche artistica, c'è anche
anche il tema della creatività. E quindi seguendo questo passaggio si può dare una motivazione per candidare e segnalarci, quindi questi video poi effettivamente vanno a far parte dei candidati che iniziano a raccogliere voti, quindi basta andare su premioplay.it per innescare questo meccanismo virtuoso, perché poi dà la possibilità a tutti, anche a noi, di conoscere creativi che non conoscevamo già, e al pubblico che poi ne fruirà quando ci sarà la selezione e anche la premiazione. Certo, la premiazione sarà a Roma. Esatto, una bella occasione per tutti. Ricordiamo anche quando sarà e dove sarà la premiazione. L'anno scorso era totalmente in streaming, certo, per causa, certo, di forza, sì, maggiore, certo. Quest'anno siamo riusciti a fare un ibrido e quindi creare una parte di appuntamenti online, okay, tra workshop con creatori di contenuti magari più affermati che hanno voglia di condividere quello che hanno imparato, e poi fuori concorso, mentre i finalisti verranno a Roma fisicamente al White Rabbit, che è un locale fantastico che è tra gli sponsor del premio, quindi saremo fisicamente a un metro di distanza a chiacchierare e a fare anche delle domande rispetto ai video finalisti. Dopodiché gli stessi finalisti, mi piace molto questo concetto di scambiarsi delle opinioni e anche darsi loro merito, e quindi direttamente loro compongono la giuria che poi decreterà i tre vincitori, i tre migliori video che, bello, poi riceveranno il premio. Molto molto interessante, anche perché si crea poi una community, no, di giovani lavoratori del settore, in qualche modo possono anche scambiarsi opinioni e magari da questo humus può anche nascere qualche tendenza, no, e nascere anche uno scambio creativo molto molto interessante. Qual è stato il feedback su questa prima edizione dello scorso anno, segnata indubbiamente dalla pandemia? Ovviamente questa seconda edizione sarà sotto il segno della rinascita in tutti i sensi. Esattamente, la prima edizione, che era sempre a ottobre, quindi del 2020, è stato eclatante un fattore di sorpresa da parte degli stessi creativi, anche con numeri importanti, con dei ragazzi già autorevoli nei loro campi, che in realtà non avevano mai avuto l'occasione di esporre le proprie creazioni, di avere un riconoscimento come questo, di vivere quindi un contesto appassionato, realmente interessato a prendere quei contenuti e a dargli il giusto valore, a metterli in una teca pronti per poi essere fruiti. E quindi c'è lo stupore nel trovare qualcosa che non avevano evidentemente trovato prima. Questo mi ha fatto molto piacere, e soprattutto tanti ragazzi emergenti, giovani, che vedevano questi altri creatori online come irraggiungibili, inarrivabili, in realtà li hanno trovati all'interno della stessa competizione, e questo è stato un accorciare le distanze, avvicinarli e mettere in contatto chi già ce l'ha fatta, chi ha già avuto successo, con chi sta iniziando in questo momento. Certo. Quindi è stato questo il modo più bello, secondo me. Sì, una bella opportunità davvero, sì. Giacomo, anche da come ce la racconti emerge soprattutto questo, che sia una bella opportunità per, sì, chi partecipa, ma anche per chi magari vuole conoscere delle realtà e dei professionisti che ancora non conosceva. Allora rimani con noi, perché tra pochissimo continueremo a parlare con te ancora del premio Play e di tutto l'ambito dei video digitali. RTL 102.5 News, questa è la Settima Arte, Angela Gugliara, Mario Vai, collegato con noi Giacomo Sisca. Le 19.56 minuti su RTL 102.5 News, la Settima Arte, con Angela Gugliara e Mario Vai. Ringraziamo anche Vanessa Minotti per tutte le previsioni del meteo. Ancora collegato con noi in radiovisione Giacomo Sisca, videomaker. Stiamo parlando del premio Play, un premio per tutti i videomaker, gli artisti digitali che hanno voglia di mettersi in gioco con dei video creativi. Allora, secondo te, Giacomo, visto che stiamo andando verso la chiusura di questa bella intervista, quali sono le caratteristiche principali per un video per essere accattivante in questo mare magnum di video, dove ce ne sono veramente tantissimi, secondo te? È così, sono sempre di più i ragazzi, le persone che provano a raccontare delle storie online, e secondo me sta proprio qui la chiave, al di là di quello che può essere l'aspetto tecnico, uno smartphone, la camera, ma non ho abbastanza soldi per, non ho abbastanza budget. Quello che fa veramente la differenza, lo dico a te che ci stai ascoltando, è la storia che hai da raccontare. Se una storia è efficace, è entusiasmante, è coinvolgente, allora sarai sicuro di entrare in empatia con lo spettatore e quindi
comunicare, riuscire a raccontare la storia. Secondo me questo è l'unico segreto, l'unico trucco per avere più chance nel portarsi a casa anche la soddisfazione di uno spettatore che guarda i nostri video. Secondo me questo è il consiglio più importante che mi sento di dare. Nel premio Play secondo me c'è proprio questa occasione, e cioè quella di avere la possibilità di promuovere un contenuto che avete già realizzato, oppure quello di anche prendere ispirazione per produrne di nuovi con più consapevolezza, più informazioni e quindi farne sempre di meglio. Secondo me è fondamentale, viviamo un'epoca veramente disarmante, sta cambiando tutto, anche il mondo dell'intrattenimento e della cultura, e sento anche la responsabilità di creare per le nuove generazioni anche delle guide, dei riferimenti anche in ambito di video online. Siamo abituati a vederlo con il cinema, con la televisione. Ecco, il mondo sta cambiando, dobbiamo adattarci, ma allo stesso tempo far comunicare questi due mondi, perché è importante guardare sia al passato con le liturgie del premio, ad esempio, ma anche cogliere le opportunità tecnologiche di oggi, grazie anche ai social network, per proiettarci, ecco, in quello che secondo me è il futuro dei video digitali in Italia, e proiettarci costruendolo insieme. Questo è il Premio Play, trovi tutte le informazioni su premioplay.it. Oh, che bello. Beh, devo dire, ci hai regalato, insomma, a parte un bello spaccato su quello che è la nuova realtà dei video digitali, ma poi un'ottima opportunità che magari qualcuno ancora non conosceva. Giacomo, ricordiamo anche dove possiamo trovare il tuo profilo personale, invece. Brava. Per chi fosse rimasto incuriosito dal tuo lavoro. Io sono Giacomo Sisca, quindi mi trovi su giacomosisca.it, sì. Trovi tutte le iniziative che porto avanti, tra cui appunto il Premio Play, che ora mi sta, diciamo che per me questa sta diventando veramente un'iniziativa da portare avanti con tutto me stesso, con il cuore, anche coinvolgendo tanti volontari, come Simone Lupi, per esempio, Alessandro Miglionico. Sono dei ragazzi che da volontari mi stanno aiutando a costruire tutto questo. Bene. E magari tra i prossimi volontari c'è anche qualche ascoltatore. Assolutamente, che sarebbe veramente molto molto bello e interessante. Noi ti ringraziamo tanto. Grazie. Giacomo, per essere stato con noi. Ti auguriamo davvero una buona serata e buon lavoro soprattutto. Grazie a tutti voi, grazie a chi ci ha ascoltato. Ciao Giacomo. Allora, noi...